Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa terza parte di Tembo the Badass Elephant. Allora, siccome questo gameplay ho visto che vi è piaciuto parecchio, ho deciso di andare ancora un po' avanti. Registro ancora questi ultimi episodi, penso li farò tutti in fila, quindi se farò riferimenti temporali che non combaciano, sappiate che ho registrato tutto assieme. E niente, andiamo a fare questo quarto livello, dovrebbe esserci ancora questo quarto livello e poi il boss, che non dovrebbe essere tanto complicato. O forse c'è già il boss, che sa molto di Tecnodromo, di... delle tartarughe ninja, ok. Ma forse è già questo? Il boss? No, non credo, no, forse c'è ancora un livello. Boh, non lo so, lo scopriamo subito. Se questo era già il boss, avremmo potuto farlo già nella scorsa parte, tra l'altro. Ok, no, non credo, non credo. Ok, giù di qua. Ahia! Subito una bella ammazzata. Stiamo attenti perché questi droni sono infamissimi. Ok, qua, primo ostaggio salvato. Ok, giù di qua. Come in ogni inizio video vi voglio ricordare il gruppo Telegram che ho aperto da qualche giorno, ormai qualche settimana, nel momento in cui vedrete questo video. E quindi niente, se ancora non avete aderito al gruppo, mi farebbe molto piacere se lo faceste, se avete modo e voglia di farlo. Ci sono anche certe persone che mi hanno chiesto, ma io non uso Telegram, non so come si fa. È molto molto semplice, basta cliccare semplicemente nel link che trovate sotto in descrizione nel video. Cliccare sul link vi chiederà semplicemente di aderire al gruppo, vi chiede il permesso e fine. Avevo già creato... Bravo, complimenti. Avevo già creato qualche tempo fa un gruppo WhatsApp che poi è migrato appunto su Telegram. Perché ho cambiato? Perché mi sono reso conto che effettivamente usare WhatsApp in cui bisogna, insomma, le persone per aderire devono lasciare il proprio numero di telefono, insomma, diventava effettivamente complicato e lo capisco, giustamente dice non tutti hanno voglia di lasciare il proprio numero di telefono. E allora con questo metodo con Telegram è molto più semplice perché basta seguire il link di invito e si può accedere al gruppo in maniera molto molto tranquilla e veloce senza lasciare nulla. Occhio qua a non farsi schiacciare dalle presse perché vuol dire morte istantanea e io ne so qualcosa perché sono morto svariate volte nella mia prima run di questo livello, quindi stiamo attenti. Ok, finora sembra andare tutto abbastanza bene. Occhio a questi qua. Stordiamoli così. Anzi, massacriamoli proprio direttamente. E voilà. Questo, ok. Li ho sparati proprio male. Bene. Quindi questa parte suppongo faremo. Questo livello è il boss finale. E se non è passato troppo tempo. Ah, questo è figo. Bisogna rimandare al mittente la pallina da tennis. Ci ho messo un po' a capirla la cosa, la prima volta che l'ho fatto. Qua, questi qua chiaramente no, evitiamoli perché altrimenti sono cazzi. Ci ho messo un po' a capirlo all'inizio che devo colpire le palline da tennis. Ah, è abbastanza geniale come cosa. Ok, e voilà, tre colpi, come la tradizione. E possiamo andare avanti. Allora, qua non devo distruggere tutto se mi ricordo bene, perché devo andare prima su di qua, sì, altrimenti poi non c'è modo di passare. Ok. E di qua non ci dovrebbe essere nient'altro, però se non ricordo male, vero? Ok, sì, dovessi solo. Cioè, se fossimo passati di qua non saremmo potuti passare là sotto, quindi ci saremmo abbastanza inculati. Ok. Quelli rossi distruggiamoli tutti. Ti madò. No. Devo andare da sotto. Ok. E infiliamoci di qua. Perfetto. Al pelo, eh. Mi stava per acchiappare. Ok, ricarica per l'acqua. Che prendiamo subito. Bella di questa. Qua sotto riusciamo a passare senza poi ci colpire. Sì, bellissimo. Ok, e qua stessa cosa di prima. Dobbiamo colpire le palline da tennis. Ma stanno attenti a non farci colpire anche da queste sfere infuocate, fuoco fatuo, che ruota qua. Adesso spara questa, quindi non è un problema. Ok, benissimo. Perché la fregatura è che spesso e volentieri capita di rilanciare indietro la pallina, fare il movimento, ma acchiappare nel frattempo anche con il salto la sfera infuocata. E quindi bisogna stare semplicemente un pochino attenti qua. Perfetto, distruggiamo questo. Guardo solo che quando distruggo qualche scatola, qualche veicolo, non ci sia qualche nemico che sopravvive, perché altrimenti rimane lì e non possiamo più
recuperarlo. Ok, qua. Perfetto. Vuoi stare fermo? Vuoi stare fermo? Ok. Aspettiamo un secondo. Uno. Due. Sì, spara tutto quello che vuoi, tanto sei scarso. E tre. Come potete vedere, il nemico qua rimane dopo aver ucciso il distrutto carro armato. Quindi bisogna stare semplicemente un pochino attenti. Ok, occhio qua. Dunque, dobbiamo andare adesso noi lassù. Porca Eva. Ma dai! Ma vaffanculo. Vaffanculo proprio. E dobbiamo fare questo. Dunque, questo me lo ricordo, questo stage bonus. Perché dobbiamo fare una cosa un po' figa. Tipo, distruggere solo questo e questo pilastro. In modo da avere le piattaforme e andare a prendere le cose che dobbiamo prendere lassù in punta. Distruggere il carro armato e prendere non so cos'altro. Ok. Muori. Spara, bravissimo. Non mi fai paura. Aha. Tenace. Ok. Muori. Premiamo il pulsante e balabum. Questo adesso dobbiamo fare così. Dunque, dobbiamo prendere questa nocciolina. È un po' lunga la cosa, però ce la facciamo. Nocciolina, ok? E poi tornare tutto su in punta di qua. Ah, se ce la facciamo, andare a prendere l'ostaggio. Perfetto. E ce l'abbiamo fatta. Finora abbiamo preso tutti gli ostaggi finora, tutti i civili. Mi sembra molto strana come cosa. Però, va bene. Finché ci stupiamo in positivo, va bene. Ok, allora, qua adesso io vorrei evitare di chiappare mazzate da questi, se è possibile, perché la vita ce l'ho già a metà. E quindi siamo attenti qua. Ok. E sono 9. Anche quasi quasi li prendiamo tutti. Speriamo. Ok. Dunque qua dobbiamo stare attenti, perché qua. Ok. Spegniti. No. Per un pelo. E dagli un po'. Ok, e veloce, 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 veloce. Oh, attenzione. No, 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 no. Stavo per cadere. Ok, quello muore da solo. Perfetto, troppo in anticipo, saltato invece no. Che culo. Cominciano a diventare difficili i livelli. Qua stiamo attenti perché questa parte qua me la ricordo. E come se me la ricordo. Ok, qua. Dunque, perfetto, aspettiamo un secondino. Ok, attenzione. Ok, aspetta un attimo. Dunque, devo sfruttare questo blocco per salire su di qua. Tu muori. Decimo civile salvato. Quindi i civili li abbiamo presi tutti. Bisogna vedere se abbiamo preso tutto anche del resto. Tutti i phantom. Oh, ok, ce l'ho fatta. E là, attenzione. Che combo. E no, minchia, non ho presi no tutti. Alla madonna, ma quanti ne mancano? 50. Cosa mi sono mancato di così imponente? Ho preso tutti i civili? Questa cosa non mi sconfinzala. Boh, non lo so. Ho preso tutti i civili, quindi in realtà il livello l'ho fatto bene. Ma ci deve essere stato un punto in cui ho proprio mancato completamente una zona. Vabbò, che te devo di? Niente. E niente, abbiamo fatto questo stage. Andiamo a fare la fortezza finale. Questo specie di tecnodromo. Va bene. Le medaglie che sono lì sopra stanno a indicare se abbiamo raccolto tutti i civili e tutti i phantom. Ok, finora abbiamo fatto schifo. Benissimo. Livello 5, drago metallico. Boss di fine mondo. Sarà, penso, abbastanza semplice, almeno me lo ricordo. Mi ricordo che questo boss l'ho affrontato l'altra volta in maniera molto easy, nel senso, non sono neanche andato tanto giù per il sottile. Ho attaccato proprio a testa bassa. E bisogna semplicemente spingerlo indietro per buttarlo di sotto. Ricorda molto un livello di un boss di Super Mario. Super Mario. Cos'era? Super Mario World. Ok, qua anche se prendiamo un po' di danni non fa niente. Tanto qua l'importante è solo buttarlo giù. Vai, 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 vai. Sì, sì. Senza nessun problema. Tranquillo. E prendiamo di botto tutti i Phantom. Perché erano tutti sul carro armato, evidentemente. Ok, 500. Quindi questo livello basta completarlo per finire al 100%. Non vedete sbloccarsi achievement perché l'ho già fatto. Ok. E quindi in realtà registriamo da un cazzo. Facciamo anche il secondo. Il primo livello del secondo mondo. Dai, ci sta, ci sta. E quindi Tembo fa saltare tutto. L'ammiraglio comandante dà l'ok. Un bel gancio veloce. Poverino da solo però. Forever alone Tembo. Poverino.
E quindi abbiamo fatto tutto per questo primo mondo, ok? Mille, quanti phantom? 1477, bene. E quindi abbiamo accesso alla seconda area. Per raggiungere la parte finale servono 2400 phantom. Ok, ottimo lavoro, hai distrutto il primo colosso phantom. Vai con il secondo. Si trova nella zona montuosa di Vette di Greenville. Bene. Con anche un bellissimo arcobaleno lì. Ok, trambusto su Rolling Hill. Bene. Facciamo ancora questo livello e poi direi che possiamo interrompere. Adesso non so da quanto registriamo, ma comunque abbiamo fatto abbastanza in fretta. Ah, quanto è bella questa ambientazione. Molto molto bello. Ok, andiamo su di qua. Uè, Mega Peanut. Ok, andiamo da questa parte. C'è scritto qualcosa sul cartello? Welcome. Ok, mi piace intanto controllare questi dettagli. Intanto buttiamo giù anche gli alberi, figata. Ok, e la. Che combo. Ok, perfetto, basta. Dunque, abbiamo raccolto veramente un sacco di roba. Allora, qua c'è una cosa un po' faiga del tipo, cosa c'è sul cartello? Keep clean. Ok? E possiamo bagnare questi germogli per rivelare in questo caso dei fiori, ma più avanti ci sono anche dei nemici che si possono far saltare fuori. E altra cosa, bagnare questi semi volanti per delle piattaforme. Geniale, direi assolutamente geniale. Ok, possiamo fare la stessa cosa qua. L'abbiamo preso tutte e due assieme. Ok, con un colpo solo. Primo ostaggio preso. Molto bene, recuperiamo un po' d'acqua. Queste invece sono diverse, queste qua sono elastiche, di trampolini elastici. Ok, facciamo, liberiamo questi fiori. Allora, di qua si può andare perché vedo qualcuno là sotto, c'era un phantom nascosto, infamone. Ok. Ok, su di qua. E poi su di qua, facciamo in fretta perché ok, se no si chiudono le piattaforme dopo un po' di tempo. Questi qua sono veramente stronzi. Questi sono veramente stronzi perché più avanti c'è una sezione in cui c'è un groviglio di nemici, di cose veramente bastardo. Allora, queste piattaforme dunque, queste qua dovremmo poterle rompere esattamente, mentre quelle grigie che dovrebbero essere metalliche, no. Allora, apriamo queste. Occhio, perfetto. E sotto qua c'è qualcosa. Cosa? Vorrei solo controllare, non c'era un cazzo di niente. Bravo Fabio. Ok, good. Da questa parte ora. Dove? Ah, ci si arriva dall'altra parte. No, stavo guardando perché c'era una piattaforma lassù e non riuscivo a capirla. Ok, prendiamo il checkpoint tanto per cominciare. Poi andiamo di qua. Su di qua. E poi giustamente c'è un bivio. Ci viene anche indicato dal cartello. Ma noi andiamo prima da questa parte, benissimo, e andiamo a liberare un altro ostaggio. Bene, occhio. Dunque, qua facciamo fuori un po' di marmaglia. Yeah, bada bada bada. Mi piace un po' un sacco le cose che compaiono a schermo, le azioni che compaiono a schermo in base alle azioni che compie Tembo. Cioè, è un piccolo tocco di classe questo. Ok, su di qua. Allora, adesso stiamo attenti a questo qua che spara le bombe. Allora, così l'abbiamo preso. Sì. Allora, dunque, stiamo attenti perché qua sotto c'è qualcuno da demolire. Infiliamoci qua. Ok, andiamo da questa parte. Uè, olio di gomito. E provo a distruggere questo. Va bene. Così almeno ho strada libera. Benissimo. Trampolino elastico. Attenzione. E poi andiamo questo, che finora abbiamo presi tutti, eh? Va bene. Che qua, ecco, questa sezione già comincia a diventare un po' più tosta perché c'è il cannone e c'è questo che lancia le bombe. Allora, facciamo. Non riusciamo a prenderlo. Ok. Ci siamo levati dalle scatole. Checkpoint, prima di andare avanti, perché è quanto mai importante. Ok, questo ammazziamolo così, grandissimo. Bene. E dobbiamo rifare tutto per il giro. Perché qua su c'è qualche cosa sicuramente. Poi tra l'altro una cosa a cui non ho ancora fatto cenno sono le musiche di questo gioco. Veramente molto molto bello. Devo dire che Game Freak mi ha stupito con questo titolo. Cioè io, chiaramente da Game Freak ci si aspetta sempre Pokémon, no? Però, caspita, non male questo progetto, devo dire. Ok, prima di andare. No, questo proprio era telefonatissima. E mi sono proprio inculato male. Ok.
Allora, andiamo prima su di qua. Distruggiamo questa casupola. Ok. Vai al diavolo. Ok. Preso. E prendiamo la cosenciolina e andiamo giù. Non ho visto se ho preso tutti i civili per ora, ma mi sembra di sì comunque. Bisogna vedere i phantom se riesco a prenderli tutti, perché poi mi sembra di prendere tutto. Poi in realtà mi perdo delle sezioni che proprio non vedo del tutto. Ok, qua se non sbaglio sono dei nemici. Vediamo un po'. No, qua non ancora. Ok, va bene, pensavo di sì. Forse dopo. Ok. Buono, meglio così. Ah, qua forse, vero? Ok. Ce ne sono tre. Bene. E tre. Perfetto. Bravo, Cucio. Ok. E adesso possiamo andare di là? Sì. Oh no. Sparami. Perché abbiamo visto uno ostaggio là sotto. Tu dove pensavi di andare? Li abbiamo presi tutti, per ora. Vediamo se riusciamo a finirlo al 100%. Sarebbe faiga come cosa. Allora, dobbiamo fare... Allora, innanzitutto questo. Da sotto io ho visto che c'è un passaggio, ma per ora lo evitiamo. Facciamo prima così, almeno non c'è più nulla che ci rompe. Manca un ostaggio, ma deve essere qua sotto. Perfetto. Devo solo... Ok, fare così. Non era facilissimo questa sezione. Ok, su di qua. Quindi li abbiamo presi tutti. Mancano due phantom. Dimmi che sono lassù. E fammi finire una volta un livello al 100%. Che mi piacerebbe molto. Eccoli qua. Perfetto. 100%. Oh, e sono soddisfazioni. Soddisfazioni. Che caspita. Ok. Così chiudiamo in bellezza. Ah, che bello quando si fa tutto al 100% il primo colpo. Che bello, ah. Che bello. Ok. Benissimo, quindi trambusto su Rolling Hill l'abbiamo fatto, l'abbiamo dominato al 100%, molto bene. Quindi, nella prossima parte andremo a fare il livello 2-2, che si chiama, ce lo dicono subito, scontro sulla scogliera. Bene, con parecchi più phantom da raccogliere, 3,66 a fronte di 2,28. Ok, e niente, io questa parte la finisco qui, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e condividete il video a più non posso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al gruppo di Telegram, che vi suggerisco sempre, oramai penso sarà una prassi. Mi raccomando, partecipate, mi farebbe molto molto piacere. E niente, noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Tembo the Badass Elephant per PC. E niente, alla prossima ragazzi. Ciao ciao!